Salve a tutti signori, cioè vi rendete conto? Sono su eBay. eBay, voglio dire, anche io credevo fosse morto. Lo si usava 6-7 anni fa, era probabilmente il sito dove compravano tutti, il più famoso in assoluto, che poi è stato oscurato da Amazon a livello appunto di negozi online, e è stato oscurato subito, o non mi ricordo neanche il nome dell'altro, da quanto conta, per quanto riguarda le vendite al dettaglio del privato. Ci sono vari motivi per cui è successo, e il principale è che eBay è sempre stato strutturato per qualcuno che ha un negozio, che fa tantissimi articoli e che quindi può starci dietro. Tra l'altro si ciuccia il 10% di tutte le vostre vendite, ma non lo fa subito, lo fa a fine mese, così voi non ve l'aspettate, avete già tirato i soldi e poi lei... Quindi perché oggi sono qui a parlarvene? Beh, il motivo è semplice, perché è qualche tempo che sono tornato ad utilizzare eBay in parallelo a quello che è Subito.it. Io avevo già fatto il video su come vendere ciarpame su Subito. La gente si compra veramente di tutto, perché quello che è ciarpame per voi è utile per qualcun altro, evidentemente, e non c'è usato di non si sa quale mano che non possa essere comprato da qualche disperato. Quindi in realtà è un ottimo posto dove vendere. Il problema è che richiede un contatto umano, quindi dovete andare lì, incontrare una persona che non conoscete, deve darvi i soldi, non deve fare le lagne, insomma, ad alcuni non piace, per esempio a me, anche se lo faccio regolarmente, perché se devi tirare i soldi va tutto benissimo. eBay invece vi permette di avere un contatto minimo col cliente, una transazione sicura e che vi arriveranno i soldi che avete chiesto. Piccolo problema, vi prenderà il 10% fine mese. Se vi va bene questo affare qui, vi assicuro che eBay è uno dei migliori posti dove vendere la roba. Cominciamo col dire che eBay è internazionale, voglio dire, se voi volete vendere a un mercato che è ben più grande di quello italiano, al quale si limita Subito per esempio, dovete andare su eBay. Ovviamente informatevi prima su quanto vi costerà una spedizione all'estero, perché certo ha un costo ben diverso da quello italiano, e poi la proponete come costo di spedizione. Tolto quello, è veramente semplicissimo, la mettete lì, fate tutta la descrizione in inglese, titolo in inglese, e avete un mercato gigantesco a cui potete vendere. Non vi consiglio di andare oltreoceano perché le spedizioni costano veramente un fottio, però se rimanete in Europa avete comunque Germania, Francia, Spagna, Inghilterra aperti praticamente, quindi le possibilità di vendere si ampliano di parecchio. Un altro motivo è che il loro, diciamo, inseritore di articoli vi trova già il prodotto e ve lo mette già nella categoria giusta per essere trovato dal possibile acquirente. Quindi non è come Subito che ha 5-6, ma forse anche di più, vabbè, categorie fisse dal 2010, ancora lettori CD, MP3, cagate che non c'entrano più niente, che probabilmente non possono cambiare perché hanno tutto indicizzato lì dentro, non so come dire. Mentre eBay è molto più flessibile da questo punto di vista e vi mette l'oggetto già nella categoria. Non solo, se l'oggetto già esiste, il che è molto probabile, siccome eBay è popolatissimo di oggetti, ve lo indirizza proprio a quell'oggetto lì. Quindi se qualcuno lo cerca da nuovo, compare anche il vostro. Un problema grosso di eBay, secondo me, è che la ricerca non è molto sveglia, nel senso, cercate una cosa e la maggior parte delle volte non esce quasi niente o cagate. Quindi non so se sono io che sbaglio, ma provate a fare una ricerca su Amazon e provate a farla su eBay, i risultati saranno molto diversi. In realtà, magari se dovete cercare oggetti nuovi, ci sono anche su eBay e vengono fuori. Quando invece volete trovare l'usato, dovete impegnarvi un attimo di più, e i veri affari solitamente non compaiono direttamente, ma sono più collegati magari a uno store. Quindi trovate uno store che vende una cosa buona, ci entrate dentro e a quel punto vedete tutte le sue cose, però trovarle tutte nella ricerca principale è un po' più difficile. Quindi si fanno grandi affari soprattutto di ricondizionati, soprattutto di usati. Col nuovo siamo un po' sopra Amazon come prezzi, ma questo dipende soprattutto dal fatto che qui sono venditori terzi, e anche su Amazon ci sono, ma non principalmente te le vende Amazon, e quindi i prezzi sono minori. Un'ultima cosa bella è che potete scegliere se vendere con compralo subito,
con Compralo Subito più accettate proposte d'acquisto, cioè accettate anche dei prezzi minori di quello, perché magari non siete sicuri del prezzo che avete messo, oppure potete fare l'asta, che è quello che eBay vi consiglia la maggior parte delle volte. Può essere una fregatura, come no, la maggior parte delle volte con l'asta si riesce ad ottenere un buon prezzo, se non buttarlo anche oltre. Però per quel che vedo io, di solito è più un affare per chi compra che non fa per chi vende. Il limite di eBay rispetto a Subito che mi è venuto in mente è che effettivamente voi siete dei venditori e non potete sottrarvi al fatto di vendere un oggetto, quindi una volta che qualcuno ve l'ha pagato, quello lì è, e tanti auguri. Questo qui è un esempio di una vendita che ho fatto, l'interfaccia è chiarissima, l'ordine mi è stato pagato, mi è stato ovviamente anche notificato e ho già ricevuto i soldi su PayPal, che è il principale mezzo di scambio, diciamo, di denaro, che è anche il più sicuro, che avviene su eBay. Questo spedito, perché compare qui? Beh, ci sono due modi per farlo: o prendete il vostro sito di spedizioni secondario e caricate i dati e lo spedite e mettete il tracking qui, che è la versione molto scomoda, che un po' mi aveva allontanato da eBay, oppure una cosa fighissima che fa adesso eBay, vi permette di scegliere internamente il corriere con cui spedirla, cioè è eBay stessa che vi dà un servizio che può essere quello di spedire web o spedire.com, insomma simile a quelli lì, vi fa scegliere tra Poste Italiane, Nexiv e DHL, non vi sto neanche a dire scegliete DHL, che tra l'altro è anche assicurato, non so fino a quanto assicurano, comunque l'oggetto era da 20 euro e me l'ha assicurato tranquillamente. E quindi il tutto con 7 euro, 8 euro in totale con l'IVA, che è un prezzo del tutto onesto per essere DHL, e la spedizione è 24 ore, quindi da quando lo prendono il giorno dopo gli arriva, quindi ci fate anche una bella figura voi. Volendo ci sono anche corrieri più lenti, meno affidabili, quelli sono scelte vostre, io di solito spedivo con SDA, qui non l'ho trovato, però francamente so che DHL copre più o meno tutto. Il bello di questa cosa è che i dati del cliente vengono automaticamente caricati lì, quindi anche il suo numero e la sua mail, che non sono cose scontate perché tipo PayPal non le dice e dovete andare a fare copia e incolla di qua, di là, magari il cliente si insospettisce perché mi è già successo, insomma avete PayPal sotto, se uno al minimo sospetto che lo state fregando vi blocca, non è come Subito che avete i soldi in mano e vabbè, qui dal momento in cui avete venduto avete un patto col compratore e voi dovete spedirglielo nel tempo che avete detto prima, io dico 2 giorni più o meno, e quindi in 2 giorni devo spedire. Fatto questo, e ci ho messo veramente 5 minuti al contrario delle altre volte, a lui è stata notificata la spedizione e io semplicemente lunedì consegno il pacco al corriere. Dopo che è stato consegnato i due si scambiano i feedback, io come venditore quindi posso diciamo fargli un feedback sulla velocità con cui ha pagato, immediata, siccome ha fatto con PayPal, quindi ho già tirato i soldi sostanzialmente, e lui invece può farmi un feedback sulla qualità dell'oggetto e sulla qualità del mio servizio. Ovviamente eBay si basa tantissimo sui feedback, quindi un feedback minore di 5 stelle di solito è visto come una schifezza, quindi è una scala veramente sbilanciata, è come se 10, ok, a scuola fosse l'unico voto che vale la pena di guardare, il resto è considerato insufficienza. Ecco, qui è un po' un terreno minato, perché vi serve un po' di credibilità per vendere su eBay, però inizialmente non ne avete, quindi dovete farvela con qualche vendita. Certo, vi comprano anche se non siete nessuno, perché si rendono conto che magari siete un privato, però si preferisce comprare da qualcuno che ha migliaia di feedback, che è uno store e ovviamente è più affidabile, questo mi rendo benissimo conto. Però PayPal e eBay, ve l'ho detto, sono una cosa sola praticamente, quindi la sicurezza che vi dà PayPal di pagare anche da un totale sbragato, ecco, vi permette di andare così a cuor sereno a comprare un oggetto. Infatti io non ho alcun problema a comprare anche da store o persone che apparentemente non sembrano affidabili, ma che cazzo me ne frega, tanto io se ho un problema contesto con PayPal e con buona probabilità riceverò i soldi indietro. In conclusione, vi consiglio di valutare anche eBay se la vostra vendita risulta molto difficile da fare su Subito, se volete vendere a livello internazionale, se volete un'interfaccia molto semplice e se vi va bene, e questi sono conti che dovete fare voi, di perdere il 10% a fine mese di tutto quel che avete venduto. È una cosa cui non potete sottrarvi, ve lo dico, potete anche togliere i soldi da là, ma è una fregatura che non porterete a termine. Cosa, come dite che se ci ho già provato? Assolutamente, figurati. E poi guardate qua, voglio dire, cioè vi vendono anche le pale eoliche, potete comprare la pale eolica, c'è anche
il quadro elettrico dentro, la prendete, fa la sua sporca figura in giardino, questa qua è da 20 kW, siete a posto per voi, famiglia, parenti, vabbè, basta cagate, ve saluto.